sembrava quadrandato per il figlio che aspetto, così solare e così dotato, e invece il più volgare che abbia conosciuto. Come se fosse un mostro, come se fosse un brito. Osvaldo mi conferma nella convinzione che l'uomo ti delude per vocazione. Più donne ha conquistate più si può vantare e più considera l'amore. Come se fosse un hobby. Sì, come se fosse uno sport. Come se il sentimento fosse da escludere dall'argomento. È inutile sperare, sono dei megalomani. Io vorrei proprio sapere a che servono gli uomini. A che servono gli uomini? Cravatte, giacche e pantaloni. Che si muovono e sparano, ma senza utenti che emozioni. A che servono gli uomini? Ho visto in giro tante imitazioni. Aia, che c'è? Anche il tacco! Anche il tacco si doveva rompere! Ma che serata sfigata! No, non mi sbaglio. Di bene in meglio. Gli uomini non servono, a parte qualche piccolo dettaglio. Lo chiama dettaglio. Sarà che sono io che sono tutta sbagliata, o la vita che è complicata. Eppure lo sapevo, l'ho sempre detto, che l'uomo non ha gusto, non ha tatto. Come se fosse giusto. Aia. Come se fosse scritto. Ammetto che anche colpa dell'educazione, ma io che come mamma sono un'eccezione. Il mio bambino, ve lo giuro, lo faccio diventare un uomo vero. Oggi gli uomini, tutti gli uomini, sono uguali, tali e quali. E più che uomini, sono pazzini, strani animali. È meglio farne senza, meglio restare autonomi. Io vorrei proprio sapere a che servono gli uomini. A che servono i uomini? Cravatte, giacche e pantaloni. Che si muovono e sparano, ma senza utenti che emozioni. A che servono gli uomini? A che servono gli uomini? A che servono i uomini? Ho visto in giro tante imitazioni. Ma un uomo vero mai. Ho visto in giro tante imitazioni, un uomo vero no. Davvero?